Buonasera, bentornati a Sipario. Cristina D'Avena è da 20 anni una delle voci più amate dai bambini. Noi l'abbiamo incontrata in uno studio di registrazione e ci ha svelato un suo segreto. Sentiamo. Cristina, perché canti il caffè della Peppina? Perché è un progetto freschissimo, lo stiamo ultimando adesso, dovrà uscire quest'estate, è un progetto RT Edel, e le canzoni più famose dello Zecchino d'Oro, che noi abbiamo ovviamente rifatto, e questa è una, il caffè della Peppina, famosissima. Tra i tuoi fan ci sono bambini, grandi, di tutto? Ci sono tutti, nel senso che ormai lavorando da 25 anni, perché io canto sigle da 25 anni, ormai ho preso varie generazioni, per cui ci sono i bimbi piccoli, quindi i bimbi della nuova generazione, e le mamme giovani, quindi quelle che ricordano Licia, i Puffi, e le nonne, perché sono tutte le nonne che hanno visto i cartoni animati con i nipotini e quindi portano i bambini a vedere gli spettacoli, mi scrivono. E quindi sì, devo dire che ho un pubblico abbastanza vasto e poi un pubblico che mi dà un amore infinito, quindi... Cosa dice il pubblico del capello liscio? Allora, qualcuno approva perché dice, ma sì, è carino il capello liscio. Altri invece si arrabbiano perché in effetti io sono nata col capello riccio, nata veramente col capello riccio, io ho i boccoli e tanti anni della mia carriera io li ho trascorsi e passati con il capello lungo e con i boccoli, quando facevo i telefilm ad esempio avevo i boccoli, poi un bel giorno ho detto no basta, mi sono stancata e allora adesso cerco di alternare, ogni tanto li faccio lisci, ogni tanto li faccio ricci, così accontento un po' e anche me stessa, perché non credere, i capelli lisci in effetti quando piove ti si arricciano lo stesso e quando fa troppo caldo ti si arricciano lo stesso, per cui poi alla fine è un problema. Qual è la canzone a cui sei più affezionata? Kiss Me Licia. Kiss Me Licia è una canzone che io ho nel cuore. Sogni tu l'amore, forse il sogno diverrà realtà, se si avvererà, che felicità. E se non avresti fatto la cantante o l'attrice, cosa avresti fatto? Il medico perché mio papà è medico e ovviamente a me mi piace e ovviamente mi piaceva tantissimo diventare medico, ma soprattutto specializzarmi in neuropsichiatria infantile. E non è detto che prima o poi è sicuramente un mio grande sogno, quindi.